salvo a tutti in questo nuovo video, il mio primo video dell'anno 2022. Da tanto che non faccio video su questa piattaforma. Sì, perché io apertamente, per chi non lo sapesse, cioè mi chiamo Red, ovviamente nome d'arte, il mio vero nome è in teoria sarebbe Sara, ma preferisco Red o Red Princess o qualsiasi forma implichi Red Princess o rossa, chiamatemi come volete. Allora, innanzitutto, beh, buon anno, visto che è il primo video che faccio dell'anno. Ci tengo a fare un video su una tematica molto particolare perché me l'hanno richiesta. Chi me l'ha richiesta, voi direte, visto che nessuno mi si fila su YouTube da un po', no, scherzo. Vanno molto i miei video ASMR, vanno molto alcuni video unboxing saldi che ovviamente poi farò più avanti. Questo ci tengo perché è stato richiesto da delle ragazze che hanno visto vari video online e mi hanno chiesto, essendo che proprio di tutto, il video parla della dislessia, ecco. Così volgiamo prima all'argomento, non solo dislessia, è un po' più ampio. Allora, io ci tengo a precisare che non sono un'esperta, nel senso che io sono dislessica, ovvero nel senso che sono quel gruppo di persone che ne faccio parte. Ovviamente ogni persona che ha questo tipo di, chiamiamolo disturbo, alla fine un disturbo dell'apprendimento, comunque del comportamento, ripeto, non sono un medico né un. È una persona certificata, adatta per parlarne, però mi hanno chiesto, Red, visto che so che tu sei dislessica, visto che so che tu anni fa hai avuto problemi su questa cosa qua, perché non ne parli? Perché ho visto tanti video che sono fatti un po' superficiali e non ne parlano bene. Cercherò di fare il mio meglio, non è che io non riesca a parlarne meglio, però. Allora, sì, io sono dislessica, però. Come potete vedere, a parte a livello colloquiale, non ho proprio. Esatto. Ecco, proprio questa è la parola della dislessia. A livello colloquiale ci si può lavorare, nel senso, allora, io l'ho scoperto tardi. Purtroppo la cosa brutta è che in Italia la dislessia, come tutto ciò che in essa comporta, perché non è solo dislessia, ci possono essere anche molti disagi a livello di parlare, scrivere, calcolare, memorizzare, apprendere in maniera diversa dalle persone. Comunque è un raggruppamento molto ampio che si, diciamo che si racchiude in un'unica parola che si chiama DSA. La dislessia non si, diciamo, limita solo alle persone che hanno problemi nel parlare, quindi a livello colloquiale, cosa che io, grazie a Dio, non ho tantissimo, a parte in pubblico, che lì già. Dicevo che quando tendo ad essere nervosa anche io ho stanca, soprattutto come in questo momento, parlo in maniera abbastanza rapida, in maniera molto sconnessa e a volte mischio le parole. Infatti, non per nulla, io ho studiato la dislessia anche in inglese, si faceva vedere la lingua attorcigliata perché la dislessia nasce dal fatto che molti bambini o bambine non riescano a parlare bene, a esprimersi bene, sia in maniera scritta, in maniera orale, ma anche in altri ambiti. Ora vi spiego. Allora, io l'ho scoperto, io ne parlo in maniera molto personale perché parlo del mio percorso che ho fatto. Prima di tutto, una persona non si può dichiarare dislessica se non ha una certificazione DSA, per il semplice fatto che potrebbe avere altri tipi di problemi, che non sono da meno. Ma semplicemente molte persone sfruttano questa cosa per provare. Far più parlare agli altri, o pietà o compassione, o giustificare la loro mancanza di voler apprendere o migliorare se stessi. Io sono dislessica, ma mi esercito a leggere, grazie campane, a leggere, a parlare, grazie campanello. Mi esercito a cercare di capire i miei errori, anche se so che per me è molto più complicato di una persona normale, non semplicemente normale, ma sembra brutto dire normale. A dispetto di una persona che non ha un DSA. Io l'ho scoperto in tarda età perché secondo le mie scuole io non avevo voglia di imparare. E quindi, secondo loro, non avevo voglia. La solita frase fatta: ha tanto potenziale sua figlia, ma non lo sfrutta. Non ha voglia. Scusate le campane, ma penso che sia mezzogiorno, anche se il mio microonde dice che sono le 00:00. Allora, io lo iniziai già a capire molto alle superiori, anche se io l'ho scoperto a scuola serale, quindi avevo già una ventina d'anni. Purtroppo, più tardi uno scopre di averlo, più
Questo me lo disse appunto la mia logopedista, perché per poter avere un DSA ho dovuto fare tantissimi test, tra cui quello dell'indice del QI, anche a livello psicologico, psichiatrico, a livello uditivo, perché poteva essere anche un disturbo che io non sentivo bene, se ci sento benissimo anche se urlo. Ho fatto tantissimi esami a livello di lettura, scritti, grammaticali, matematici, geometrici, insomma una vagonata. Ci ho messo quasi un anno scolastico per fare questa cosa qua. L'aveva notato la mia professoressa d'italiano, perché notavano i miei temi a livello strutturale, grammaticale, di sintassi, degli errori stranissimi. Ma il contenuto era bellissimo. Peccato che non stavo in piedi. Allora mi disse, e non vi dico il mio cognome, però mi disse: mi spieghi che cosa volevi farmi, cosa volevi farmi intendere in questo tema? E da lì è partita la catena di San Patrizio, come lo chiamo io, di Sant'Antonio. Ovvero che io nell'orale eccellevo, nello scritto facevo cagare. Detto proprio in parole povere. Il mio problema stava lì, che a livello scritto, a parte che io scrivo bene, ma se scrivo lento. Se io scrivo veloce, scrivo da schifo, perché sono disgrafica, prima cosa. La disgrafia è appunto un problema a livello scritto, che non è solo il fatto di scrivere a zampa di gallina, come dice mio padre, ma è anche un problema di come scrivere. Tipo io faccio degli errori che nella mia mente, per la disfonia, sento in un modo, quindi io sento magari che tovagliolo si scrive tovagliolo, che ne so, in un modo mio, e lo scrivo così, perché nella mia mente suona in un modo. Da lì la disfonia, che molti pensano la dislessia sia solo dislessia, no. C'è la disgrafia, la disfonia, la discalculia, discalculia, non so nemmeno come si pronunci proprio per la disfonia. Io ho leggermente un po' di tutto, tranne per la dislessia parlata, quella ce l'ho abbastanza lieve. La mia infatti è stata diagnosticata come dislessia grave mista, che nel tempo questa gravità si è scesa per il semplice fatto che io leggo di merda, leggo veramente proprio in maniera orribile, ad alta voce. Poi nella mia mente leggo bene, perché la mia mente è la mia mente. Purtroppo quello che io ho nella mia mente a volte non esce sempre fuori come io vorrei, anche nello scritto. E infatti tenere dei diari, scrivere magari delle lunghe pagine, aiuta. Io scrivo prettamente in stampatello. La mia firma, infatti, fatta veloce, anche se il mio nome è corto, il mio cognome più o meno, è bruttina, perché appunto per quello sono disgrafica. Non a livello di incomprensione, però io tutti i temi e tutte le verifiche le facevo in stampatello, se no la gente non capiva cosa dicevo. A livello di punteggiatura, doppie, grammatica, io non è che non volessi imparare. Tipo, soprattutto, dopo 3 anni di scuola, ho imparato come si scriveva. Mi è successo in alcuni temi, verifiche, che io posso scrivere barile, scrivessi parile, perché oltre che le doppie, quelle purtroppo le mettevo in più o meno, o le A con l'H, che nel tempo ho imparato, grazie comunque degli sforzi o comunque dei meccanismi miei, a capire dove metterle ancora ad oggi, non so dove devo metterle tutte, sono sincera, però cerco non di sforzarmi, ma molti dislessici hanno il loro modo di imparare le cose, perché noi non possiamo imparare a memoria, almeno io, questo è quello che è stato diagnosticato a me. Io ho un problema della work memory, o come cavolo si pronunci, nel senso che io non posso memorizzare a memoria come persone normali. Devo avere una specie di mia mappa mentale di come arrivare da A a B. Se io da A a B capisco come arrivarci, per un mio ragionamento imparo la cosa. Se invece io questa parola la imparo a memoria, dopo 5 secondi me la dimentico, o il giorno dopo. Devo avere un filo logico, come anche le mappe concettuali, per fortuna ho una buona memoria visiva. Nel senso che se una cosa la ripeto, ma come la ripeto? Devo memorizzarla in un modo, non tipo la ripeto a memoria e basta. Devo collocarla a un riferimento, questo almeno è il mio modo, poi ognuno ha il suo. Perché ogni dislessico poi è diverso, in base alla difficoltà che ha. Nel mio caso mi hanno detto che essendo che l'ho scoperta tardi è molto difficile poter modificare la mente di una persona che ormai ha più di 20 anni. Se l'avessi scoperta in età preadolescenziale o da bambina sarebbe stato molto più facile, perché la mente di un bambino è molto più elastica, è molto più balneabile di ormai una persona di 20 anni. Perché
è difficile cambiarti i connotati a 20 anni, però piano piano devo dire che nonostante tutto ci sono riuscita e posso dire che nel tempo sono migliorata anche a scrivere o anche a distinguere la destra dalla sinistra, perché io sono ambidestrimane, a parte che scrivo con la destra. Ovvero, che cos'è, cos'è essere ambidestrimani? L'ho scoperto anche qua facendo questo test del DSA, che ti certifica che tu hai la dislessia e tu, c'è scritto tutto quello che tu hai come problema, tra virgolette, o difficoltà. Io ho anche difficoltà nell'apprendimento, soprattutto delle lingue. Perché? Perché non memorizzo. Come faccio a memorizzare i verbi se io non riesco a, memorizzarli? Nemmeno in italiano. Figuriamoci in altre lingue. Però io le lingue le riesco comunque ad apprendere a modo mio, tramite mappe concettuali, a tutto il mio modo comunque. Non vuol dire essere deficienti, non vuol dire essere stupidi, assolutamente. Tantissime persone nel mondo dello spettacolo, come il creatore della Walt Disney, pace all'anima sua, il vero creatore della Walt Disney era dislessico. Tantissimi artisti erano dislessici. Ciò non vuol dire essere persone inferiori, ciò non vuol dire essere stupide, ciò non vuol dire che non riusciremo ad essere persone importanti nella vita, anzi, secondo me saremo molto più motivati rispetto ad altre persone che magari pensano di essere superiori a noi, però non deve essere nemmeno una scusa, secondo me. Ah, come sto dicendo, ho capito scenario, perché sono arrivati i miei, giustamente, rompere le palle. Allora, sto dicendo, non deve essere nemmeno una scusa, secondo me, perché molti la usano. Nel senso, ho l'inquadratura molto più in primo piano perché devo tenere il cellulare con la mano destra. Allora, praticamente molti la usano come scusa, ah, io sono dislessico, quindi non riesco a fare questo, questo e questo. Secondo me questo è anche sbagliato. Perché non deve essere usata nemmeno come scusa, secondo me, da una parte. Cioè, nel senso, ok, è una manchevolezza da parte di chi ha comunque questa... della patologia non lo direi, secondo me è una cosa sbagliata, di questa difficoltà, mettiamola così, chiamiamola così, questa difficoltà. E secondo me è anche una cosa molto giusta, perché per rispetto di chi ha fatto un percorso a livello psicologico, a livello, diciamo, secondo me, di comunque studi e tutto, fare appunto un certificato di DSA. Ma no, non perché io voglia incoraggiare persone che per qualsiasi motivo... ma perché potreste scoprire di avere qualche problema che per voi magari non esiste, o magari che vi può aiutare nel mondo scolastico, lavorativo e anche universitario. Perché io all'università, quando finalmente mi hanno riconosciuto il DSA, perché io purtroppo in quinta superiore non ce l'ho fatta a farmi fare il BDP, che il BDP è il piano personalizzato didattico, che ti consente praticamente di poter studiare con determinati diciamo, materiali legittimamente, diciamo, perché molte persone non possono avere mappe concettuali, non possono avere magari le formule chimiche, formule matematiche a portata di mano come potrebbero avere appunto chi ha un disturbo DSA. Perché secondo loro sarebbe barare, chiamala così, tipo come anche avere accesso a un dizionario di inglese, di francese o di alcune lingue. Insomma, ogni persona che ha il DSA o comunque ha dei disturbi di apprendimento potrebbe avere, in base al suo DSA, a quello che riporta sopra, un piano didattico personalizzato che viene stipulato poi da una persona di competenza, che possono essere sia i tuoi professori di ogni materia, che poi molti manco ci credono, quindi è un pure bene, come molti magari possono essere addirittura anche psicologi che vanno direttamente a, perché ci sono anche psicologi scolastici che lavorano con professori di italiano e di lingua per aiutarti nelle materie più carenti. Tipo io in psicologia ero bravissima a livello temporale, anche di genere, perché ho fatto un sociale. Matematica e lingua facevo abbastanza schifo. L'ultimo anno, che invece ho capito finalmente i miei problemi, ma io già scoprii di essere dislessica molto prima, sono riuscita a migliorare molto in alcune materie grazie proprio a come ho cercato, praticamente grazie alla mia psicologa dell'epoca scolastica e ai miei professori, anche se non avevo il BDP, come poter studiare al meglio. Infatti i miei voti sono passati da 6 a 8-9, avevo una media altissima. Avevo delle capacità anche di poter memorizzare, tipo perché ho fatto anche un prima Unitis, in chimica ero bravissima, nonostante io non frequentassi mai. E c'è la mia amica che mi faceva, praticamente non dico le pagelle, ma i pagellini, e lo sa, che io praticamente avevo 8-9 e non studiavo mai io. Praticamente io ricordavo a lezione quello che sentivo.
E ognuno di noi quindi ha un metodo di apprendimento diverso. Se io non ero a scuola, non riuscivo a memorizzare bene. Se una cosa non mi veniva spiegata in una certa maniera, ma tipo a macchinetta letta nel libro, a me io non riuscivo a capirla. Inglese poi non ne parliamo. Però devo dire che sono stata contenta perché io sono uscita quasi con un 80, 79. Riconosciuto poi 80 perché grazie al mio DSA non riconosciuto all'esame di Stato mi passa arrotondato 80. Quando sono andata poi all'università me l'hanno riconosciuto, infatti ho avuto sia come test d'ingresso perché io sì ho fatto un anno di università in filosofia, anche se volevo fare psicologia ma l'ingresso si fa su test che è improponibile, per una persona normale figuriamoci per un dislessico, poi non lo so, poi magari ci sono andati dislessici che ci sono entrati, non voglio di fare tutto nel un fascio, però io l'ho trovato molto complicato con pochissimo tempo, anche se ti danno tempo extra, ora non parliamo solo di me, io parlo in generale. Penso che non sia un motivo di vergogna, perché alla fine non siamo persone con dei problemi, a parte di apprendimento, ripeto. Ma semplicemente siamo persone che apprendono in maniera differente. E tra l'altro io, almeno quello che penso io, poi non sia una cosa scientificamente provata, siamo persone molto più creative rispetto alle classiche persone che magari non sono dislessiche, mettiamola così. Secondo me in tutto c'è un lato positivo, nel senso che secondo me, almeno nel mio modo di essere dislessica, tipo io non so leggere l'ora, l'ora con le lancette, faccio fatica tantissimo, poi devo usare gli orologi quelli tecnologici, gli orologi analitici diciamo, perché faccio veramente fatica, tra l'altro leggo meglio gli orologi con i numeri romani, perché? Perché i numeri romani sono lettere per me, lettere che... Uno direbbe, vabbè, ma come fai a non sapere i numeri? Ma i numeri romani sì. Perché se ci pensate, i numeri romani sono lettere. Quindi se ho problemi con i numeri, le lettere... I numeri romani sono lettere per me. Sono X e delle I. Non le vedo come numeri. Quindi se tu mi metti una X e una I, e ti so dire che quello è un 11. Perché? Perché faccio la X, so che è un 10, più la sbarra è un 1 e so che è 11. E fare un esempio stupidissimo. Perché per me sono lettere. Poi lascio perdere quando arriva l'aritmetica, le espressioni, eccetera. Io, ad esempio, ho imparato una cosa, che è un consiglio che do a tutti, a prescindere dalla scuola. Ognuno di voi ha il potenziale per poter capire come migliorarsi. Perché secondo me la cosa migliore non è capire il problema che uno ha, ma il sapersi migliorare. Il capire che anche se abbiamo una difficoltà, la possiamo superare, come nella vita. Perché fermarsi solo al fatto di dire, ah, ok, io sono dislessico, boh, a posto, ho quel problema, quindi sono giustificato così. No, questa è la limitazione del nostro cervello. È la limitazione che uno si pone. No, sì, scusatemi, mi è caduto il braccio. Il punto sta di fatto nel fatto di avere un problema, una difficoltà, e superarla, cercare di superarla, e cercare a modo nostro di trovare un escamotage per poter migliorare sempre. Perché io, ad esempio, ho una fissazione per i calendari, liste scritte, non potete vedere, anche strane. Però di poter sempre migliorare, anche se comunque si hanno dei problemi o limitazioni. Che secondo me la limitazione è semplicemente una linea tra te e la limitazione. Poi dipende quanto è lunga, quanto tu la vuoi fare, vedi quando... cioè. È come una linea immaginaria, dipende quanti mattoni o macini tu ci metta. Io penso che, nonostante il fatto che sembra che sono drogata, ma mi sono svegliata da poco, io non ho mai visto la mia dislessia, tant'è che molte persone non sanno manco che io lo sia, perché non è che vado a scrivermelo in faccia. Quando lavoro, magari salta fuori in alcuni ambiti lavorativi, io lo dico semplicemente con molta sincerità, io sono dislessica. Anche quando ho fatto l'esame della patente, gli ho detto al mio... L'esaminatore mi scusi, io sono dislessica. Ah, no, mi scusi. E non distingo la destra dalla sinistra. Ho imparato a distinguere la destra dalla sinistra, perché è importante. Anche se magari uno direbbe, vabbè, scrivi con la destra, che ci vuole. Lì per là, nel momento in cui tu sei di corsa, di fretta, non è così facile. Infatti io uso spesso il navigatore, che no, io non guardo e non sento destra o sinistra, io guardo la traiettoria, per la memoria fotografica. Idem per tante altre cose, insomma, voi siete le uniche persone che potreste capire come superare ogni cosa. Che poi sia un disturbo del comportamento, io disturbo anche dell'attenzione.
Nel senso che magari mi posso distrarre che c'è una farfalla che vola. In questo qua ce l'ho un po' più lieve perché comunque bene o male ho trovato il mio modo. Quindi qualsiasi tipo di problema voi abbiate nella vita, che sia in questo caso la dislessia, disgrafia, disfonia, ah, tra l'altro sono anche dismorfica, nel senso che se voi mi dite è alto un metro una cosa, o mi dite dei valori, io non so quanto sia grande una cosa, tipo io lì ho la stufa. Se mi chiedete, Red, ma quanto è alta? Non lo so, sto prendendo un metro, io non lo so perché sono dismorfica. La dismorfia è il non sapere nella realtà quanto una cosa possa essere grande, quanto spazio possa occupare realmente. Questa cosa è anche difficile con la macchina, infatti vado molto piano, ho preso la patente, quindi già vi dico questo. È molto difficile perché non so realmente quanto sia grande la mia macchina. Quindi a volte vado piano, parcheggio in maniera molto delicata, perché anche avendo un appunto, penso di avere un carro armato, o a volte penso di avere una smart, dipende. Quindi non fate di un problema un vero problema, ma cercate di girarci intorno, cercare di risolverlo, ovviamente nel massimo che riuscite, come tutto nella vita. In tante cose ci sono sempre dei modi per poter migliorare, per poter superare i problemi e tutto. Basta crederci e basta, secondo me, volerlo veramente. Non basta solo, ah, io lavoro, io vado all'università, sto a posto. No. Secondo me il fatto sta nel migliorarsi, che tu potresti essere di più. Se tu ti limiti al fatto, ah, ok, ho il DSA, mi paro al culo. No. Non è così che funziona. Poi se uno vuole fare così, libero di fare quello che vuole. Ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita. Però io sono dell'opinione che se veramente io conosco tante tante ragazze, ragazzi, che sono veramente delle persone fantastiche, sono tutte dislessiche, perché appunto le ho conosciute negli anni. Tra l'altro hanno doti artistiche, hanno, cioè vedo che comunque ci somigliamo molto in alcune cose. Poi ognuno ha i suoi problemi. Tipo io conosco una ragazza che è dislessica ma è bravissima nelle lingue. Ovviamente quello dipende molto da che tipo di dislessia hai. Io conosco ragazze e ragazzi dislessici che hanno fatto sono universitari, si sono laureati, hanno lavori eccellenti. Come persone invece che si sono buttate giù e con la scusa del DSA o dell'essere dislessico si fanno aiutare nel lavoro, o magari sono svogliati, non vogliono imparare, non vogliono migliorarsi nella vita, lo usano come scusa. Tra l'altro senza magari avere una certificazione vera. La certificazione vera vi aiuta molto, perché io l'ho scritto nel mio curriculum che sono dislessica, ma che comunque il mio DSA non è più quello di una volta, perché io sono migliorata. Infatti dovrei rifare molto le visite da un logopedista, eccetera, perché il mio DSA negli anni potrebbe essere cambiato. Io ho fatto dei corsi di formazione con tutte le altre persone dove li ho fatti egregiamente. Perché? Perché memorizzavo e studiavo in maniera diversa. Quindi posso seguire corsi, studiare, migliorare, eccetera, come una persona che non ha un DSA. Con i miei mezzi, i miei metodi, che sono anche molto efficaci, perché li passo anche a persone che non hanno DSA e si sono trovati bene. Io avevo degli appunti meravigliosi quando andavo a scuola, perché in economia ero bravissima. In economia erano mappazzoni così di roba da studiare, che io riassumevo tutto, perché io studiavo tutto con la pila di roba, non ce la facevo, era troppa. Cioè, trovare secondo me delle scuse per limitarsi, non lo so, lo trovo brutto. Poi, ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole. Se uno è svogliato, non c'ha voglia di migliorarsi, quelli sono fatti i suoi. Ma usare un problema che molti invece cercano di risolvere, o comunque di migliorarsi, eccetera, penso sia brutto. Tutto qua. Penso che secondo me, chiudendola qui, perché sennò diventa praticamente un poema epico cavalleresco. Leggete tanto, secondo me, almeno dico con le persone che hanno magari problemi a livello scolastico, non solo. Se pensate che avete dei problemi simili ai miei, tipo che non riuscite a leggere tanto bene, avete tanti problemi in grammatica, allenatevi più che potete se riuscite. Se invece pensate che sia proprio un problema a livello di apprendimento, o potreste avere un DSA, o qualsiasi cosa, non abbiate timore di andarlo a dire a un professore o di andare dai vostri genitori e dire: guarda, mamma, papà, io ho questi problemi qua. Magari potrei essere dislessico, come potreste avere solo dei problemi dell'apprendimento che sono risolvibili appunto con un piano didattico personalizzato. Così che anche voi non avrete più il problema che i professori o qualsiasi persona vi dica: ah, vabbè, non studi, non ti applichi, cazzi, ammazzi, vari. Scusate il mio francesismo. Ma anche voi potreste avere le stesse capacità proprio materiali per poter
eccellere, essere più bravi anche degli altri, secondo me. Io lo penso sempre. Infatti io nella mia classe ero la seconda, terza più o meno, nonostante appunto tutti i miei problemi di apprendimento e di altri problemi che magari mi distraevo, eccetera, eccetera. Ripeto, questa è la mia esperienza soggettiva. Se volete potete scrivere sotto nei commenti se qualcuno di voi pensa di essere, oppure lo è, come l'ha scoperto, a che età l'ha scoperto, che problemi ha e tutto il resto. Io spero che questo video lo possiate veramente guardare tutto, anche se dura veramente tanto, perché penso che sia un argomento delicato. Non sono mai stata presa in giro, io sinceramente, per questo problema qua, anche perché sinceramente sono stata presa in giro per altri problemi, che non metterò a discutere in questo video, ma se vorrete lo farò in un altro video ancora. Non penso comunque, ripeto, che sia un problema, in nessun modo, penso. L'unico problema sono le limitazioni che vi ponete nella vita. Imparate sempre a migliorarvi, a conoscere sempre di più voi stessi. Più vi conoscete, più conoscete i vostri limiti, i vostri limiti che potete superare, le vostre difficoltà. Vi saluto, vi auguro una buona domenica, perché oggi è domenica, un buon inizio anno, anche se ormai siamo a gennaio, forse inoltrato, dipende quando uscirà questo video. Non lo monterò, infatti non noterete che c'è la Cinemaster, però accetto richieste per altri tipi di argomenti. E farò uscire poi degli ASMR, perché seguitemi sul mio canale Viola, vi lascio tutti i link sotto, perché farò delle live. Lì, ovviamente live faccio di ogni tipo, perché già tratto molto il gest chatting, potete vedere. E niente, ci teniamo comunque a tenere il canale vivo e cercherò di fare altri video. Vi saluto e ringrazio le ragazze che mi hanno consigliato di fare questo video, perché volevano una loro opinione su questo argomento. Scusatemi se il video è durato tantissimo. Mi raccomando, se lo guardate fino alla fine, mettete l'hashtag Red Princess scritto sul muro. No, scherzo. Io vi auguro a tutti un buon gennaio e